Il giardino di Villa Ebe è salvo, ma per riaprirlo alla città abbiamo bisogno ancora dell'aiuto di tutti voi e quindi abbiamo promosso questa rassegna Innamorarsi di Napoli. 8 appuntamenti con l'arte, la musica, il teatro, a cominciare da venerdì sera, ogni venerdì sera con Teatro nel Piatto. Teatro nel Piatto è un laboratorio teatrale dove le persone vengono prese per la gola, quindi sono serene e non hanno necessità di assistere ad un teatro formale, con costumi, con scenografie, semplicemente l'essenza dell'attore che parla di se stesso e dell'autore. E la domenica mattina con concerti di musica classica e classico napoletano. Angelo Barletto è un giovane pianista molto bravo, che ha avuto un insegnante di straordinario talento, farà molta strada se accanto a questo insegnamento riesce a fare una ricerca che è consonne alla sua personalità. Farò un concerto basato su Scarlatti, Chopin e Liszt. Scarlatti 700, quindi avremo una scrittura pianistica completamente diversa da quello che verrà dopo con Chopin e Liszt. Mastro Rosello Bandolino è un miracolo, ancora esistono i costeggiatori, come dice Roberto De Simone, che dice la verità della musica e della canzone napoletana. E loro ce l'hanno, e noi siamo contenti di fare delle mattinate musicali con loro. E abbiamo fatto anche suonare Wagner, il vero costeggiatore può anche suonare Wagner. Durante questi eventi sarà possibile acquistare un biglietto della lotteria, in palio un quadro di Pasquale Della Monaco, il controcanto esistenziale. È un quadro diverso perché sono anime che vogliono uscire dal disastro, insomma da un magma che poi diventa positivo perché è sempre una forza che vuole uscire, che vuole diventare se stessa, insomma, affermare. L'idea di De Magistris, che ha detto adottiamo un giardino, e noi l'abbiamo preso sul serio, diventerà un paradiso, però per ora è un giardino da guardare,